Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento a Biblioterme dal caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini con Roberto Pinocchio e Bruno Fortina. Buongiorno. Storico e ricercatori ufficiali di Montecatini. Allora, ragazzi, perché qui siamo tutti ragazzi, alle Terme si ringiovanisce. Di cosa ci parlate oggi? Stamani parliamo degli alberghi, gli alberghi di Montecatini. Gli alberghi 800, di Montecatini? Dai, 800. Dall'800 al 900. Oh, che bello. Quindi, primo albergo di Montecatini. Primo albergo di Montecatini, si parla del 1572, una richiesta fatta per una licenza alberghiera. Qui Roberto Pinocchi l'ha trovata nell'archivio. Ce l'hai, Roberto? Sì, è una, più che altro è una... la proposta che un medico, cioè la mano dei medici, fa alla comunità di Montecatini di strutturare un immobile con 5 camere per coloro che venissero a fare la cura, diciamo, a passare le acque. A passare le e acque, quindi si diceva così. È la prima traccia, diciamo, di un accenno di struttura ricettiva nell'ambito della comunità di Montecatini. Ovviamente bisogna poi andare molto tempo più tardi, alla fine del Settecento, per trovare la locanda maggiore di Pietro Leopoldo e di Gaspero Maria Paoletti, che era l'architetto che l'ha disegnata, per trovare la prima struttura ricettiva vera e propria. Quanti alberghi ci sono? C'erano al tempo? C'erano, si può dire, ce ne sono stati circa 600. 600? 600. Cioè in una cittadina, oggi contiamo 21.000 abitanti, 22, 600 alberghi al tempo. Sì. Nel momento giusto, dagli anni 30 agli anni 50, 60, circa 600 alberghi, diciamo in maniera fittizia 400-450, poi come succedeva ogni anno, qualcuno chiudeva, qualcuno riapriva, ma come diciamo complesso alberghiero circa 600. Sì. Quante persone passavano durante l'anno? Ma un piccolo conto si può fare così, facendo conto che per esempio il giorno di Ferragosto a Montecatini, alle Terme, entravano fino a 7.000 persone e quindi si parlava, in fondo alla stagione, si parlava di 1.500.000, 2 milioni di presenze. Un milione di presenze? Sì, 2 milioni. No, di più, 1.500.000 e oltre di presenze. E Montecatini, quindi, cos'era al tempo? Erano tutte piccole, con le famose piccole case, gli alberghi erano soprattutto piccole case, perché erano alberghi piccoli, con 5, 7, 10 camere, e a Montecatini sono caratteristici questi alberghi, ci sono anche grandi alberghi, La Pace, la Locanda Maggiore, Tettuccio, Nizza, il Quirinale, insomma tantissimi altri. È caratterizzato da quelli che si chiamano, a Montecatini si chiamano le piccole case, perché è come essere in famiglia, diciamo, anche se hanno magari 5, 10 camere, però è nato proprio così, alla fine dell'Ottocento, quando comincia a svilupparsi l'attività alberghiera vera e propria. Quelli che avevano 2 camere, 3 camere, oppure addirittura le costruivano apposta, le costruivano appunto per ospitare quelli che venivano a fare le cure. E da allora si è cominciato a dire la piccola casa di, e tutti i cognomi montecatinesi, Del Rosso, Innocenti, eccetera, avevano tutti un piccolo reparto della loro casa adibito albergo. Albergo. Senti, ci sono, Bruno, ci sono dei siti, siti, pagine Facebook? Ce l'ho. Dove vedere filmati, certo, foto. Certo. C'ho Montecatini Terme nel cuore. Su Facebook? Su Facebook. Chi va su quella pagina Facebook trova circa 32 o 34 filmati di Montecatini nell'epoca. Si parte dunque dal 1929 al 1952-53. Che bello, sarebbe quasi da farci un programma televisivo. Sì. Senti cosa ho lanciato. Tac. Sì, difatti messi tutti insieme, perché dunque di Montecatini filmati in giro se ne trova circa 90-92. Su archivio Film Luce si trova dei filmati lì sopra, circa 92, e sono, diciamo, fino al 1962-63 sono filmati, quando si faceva, una volta che non c'era la televisione, che facevano
vedere telegiornali, roba del genere, la settimana Incom, chi è che non la vedeva al cinema? Ecco. Prima c'era quel quarto d'ora di settimana luce, di settimana Incom, e si vedevano quello che succedeva durante la settimana. Roberto, un'ultima battuta, dai, sono molte capire, dai. Ma l'ultima battuta è proprio sugli, diciamo proprio su, diciamola sugli alberghi. Sì. Ma allora ce n'era 400, ora sono diventati poco più di 100 più o meno, perché tutti gli anni ne chiude qualcuno, e è uno specchio un po' della decadenza della città. Però noi amiamo Monte Catini. E stamattina, nel corso della chiacchierata che faremo più tardi... Qui, perché sapete che a Biblioterme, lunedì, mercoledì e venerdì, siamo a chiacchierare un po', anche di Monte Catini. Io almeno chiuderò con l'auspicio, un auspicio che è nato molto tempo fa, in giornali dell'inizio del Novecento, quando non erano tutte rose e fiori, anche allora. C'erano i problemi anche allora. Anche allora i giornalisti o coloro che si occupavano delle terme auspicavano una risorgenza delle terme. Quindi auspicandolo 100 anni fa, non vedo perché non si potrebbe auspicare anche oggi. Bene, allora vi dico grazie Bruno, grazie Roberto, benvenuti ancora una volta a Biblioterme. Ciao! Ciao! Grazie, ciao.